Buonasera a tutti, io sono Giorgio Barba Navaretti, sono il presidente del Collegio Carlo Alberto e sono molto lieto di poter aprire questa lezione Onorato Castellino del 2020. Questa è una tradizione che dura da molti anni ed è una delle principali lezioni che il Collegio fa. Uh, e ed è, soprattutto è molto bello che questa lezione sia, sia, sia dedicata ad Onorato Castellino, che del collegio è stato il primo presidente ed è una figura di tutti coloro che in passato hanno vissuto al collegio, hanno partecipato alla vita del collegio, ricordano con grande affetto ed ammirazione. Eh, ringrazio Elsa Fornero che eh, organizza da sempre le lezioni eh, Castellino, lezioni che sono anche organizzate in collaborazione con il CERP che è l'istituzione che si occupa soprattutto di studi di welfare e di pensioni presso il Collegio Carlo Alberto che da Castellino è stata fondata a suo tempo. Uh, stasera siamo molto lieti di avere come nostra ospite Lucrezia Reichlin della London Business School. Uh, credo che molti di voi conoscano Lucrezia e conoscano il suo lavoro e la sua attività e la legano anche sul Corriere della Sera dove è frequentemente una delle principali editorialiste. Uh, non dico niente su Lucrezia perché verrà presentata da. Luca Gambetti che è il nostro fellow e la nostra chair del Collegio Carlo Alberto che introdurrà la, la, la figura di Lucrezia e Elsa, farà invece, Elsa Fornero farà una breve introduzione sulla, eh, diciamo, sul, sul significato di queste lezioni Castellino e come il tema di oggi sia legato anche agli studi alla memoria di Onorato Castellino. Il tema è la BCE, la Banca Centrale Europea e la crisi. Ecco, quello che è veramente la riflessione fondamentale da fare. Credo che la professoressa Reichlin ci darà una prospettiva storica di quella che è stata l'attività della BCE, la gestione delle crisi che si sono susseguite negli ultimi dieci anni. E certamente possiamo dire che la BCE oggi ha imparato molto meglio, o perlomeno ha, vive nel contesto politico dove le permette di gestire meglio. Le crisi attuali, eh, credo che se non ci fosse la BCE al momento saremmo in una situazione molto, ancora più drammatica di quella in cui ci troviamo attualmente, certamente da un punto di vista economico e finanziario. Quindi sarà estremamente interessante ascoltare cosa la professoressa Reiklin avrà da dirci su questo tema e capire meglio che cosa succederà, cosa è successo, come sono state gestite le crisi finora e cosa succederà in futuro. Io non voglio parlare oltre, eh, ringrazio tutti, vi saluto. Eh, la, la lezione della professoressa Reichling durerà circa tre quarti d'ora dopo l'introduzione della professoressa Fornero e del professor Gambetti. Dopodiché abbiamo circa un quarto d'ora, venti minuti di, di question and answer. Eh, il pubblico sa che in basso a destra nella, nella, nella Zoom c'è un'applicazione specifica per poter fare le domande. Scrivete le vostre domande e il professor Gambetti poi le filtrerà e le passerà alla professoressa Reichlin che risponderà. Quindi benvenuti a tutti e una buonissima lezione Castellino. Elsa Fornero, a te il, il floor. Grazie. Grazie Giorgio, buonasera a tutti. Uh, so che siamo numerosi stasera, ma lasciatemi salutare con particolare affetto i familiari di Onorato Castellino che avremmo voluto vedere di persona, eh, ma che so essere collegati e quindi, se non altro, eh, ci ascoltano. Eh, il tema che abbiamo scelto non è casuale rispetto a Onorato Castellino, perché l'economia monetaria, la politica monetaria, sono stati uno dei temi sui quali Onorato ha svolto la sua ricerca, e ha scritto anche molte cose, non le cito adesso, sono disponibili anche online, eh, forse le ho riviste oggi hanno titoli, come dire, un po' visti con gli occhi di oggi, un po' vintage, si potrebbe dire, ma certamente il loro contenuto è invece molto attuale e il rigore dell'analisi è sempre un punto di riferimento. Ecco, io vorrei dire due parole a proposito di quello che Onorato Castellino può rappresentare oggi, eh, anche per tutti quegli studenti, tutti quei giovani che non l'hanno conosciuto. Onorato Castellino è stato un vero maestro nel senso ampio del termine, eh, una persona... Eh, che uno studente dovrebbe sempre essere grato di incontrare nella sua, nei suoi studi universitari. Eh, riusciva a far innamorare le persone dell'economia politica, che intendeva in senso ampio come disciplina che si occupa di problemi della società, quindi molto calata nel sociale, eh, molto. Eh, molto sempre disposta a confrontarsi con i problemi della società. Per esempio, un altro dei suoi temi era la distribuzione del reddito, eh, a cui era anche molto interessato e forse il tema che l'ha spinto a studiare i sistemi pensionistici perché eh, forse per primo li ha interpretati come un meccanismo di contratto tra generazioni e di possibile trasferimento di onere un po' facilmente a carico delle generazioni future. Uh, e quindi una persona molto coinvolta nei problemi della società ma con grande rigore di analisi. Uh, I suoi scritti testimoniano la precisione, la la presenza sempre di una cornice teorica, non necessariamente molto astratta, ma sempre presente come inquadramento dei problemi, e la forte deduzione logica nella ricerca di soluzioni, sempre accompagnata però anche da una anche ricerca sui dati, quindi da una caratterizzazione in senso empirico della ricerca economica. E poi Onorato Castellino amava l'insegnamento ed in questo è stato una persona sempre molto vicina agli studenti che facevano la coda per venire a chiedere chiarimenti ai quali lui era... Um, dava sempre risposte, era sempre disponibile, considerava che non essere presente a un ricevimento degli studenti fosse una cosa molto grave, quindi se un giorno non poteva metteva subito le ore di sostituzione. E io credo che questo oggi sia molto importante, oggi che il, eh, diciamo così, forse i giovani sono un po' abbandonati, la possibilità di trovare dei maestri sia invece una delle premesse per quella eh, molto richiamata ricostruzione o molto richiamato rinascimento del paese che io credo dovrebbe impegnarci tutti. Voglio solo ringraziare Lucrezia che ha detto sì quando le ho eh, trasmesso l'invito e, e su un tema che... Oggi tocca a tutti noi e come ha detto prima il Presidente, fa sentire a tutti, è strana questa evoluzione se vogliamo, per cui la Banca Centrale che è stata sempre lontana dalla partecipazione dei cittadini, che l'hanno sempre sentita lontana, oggi tutti capiamo che la Banca Centrale ci tiene a galla e tutti sentiamo che la Banca Centrale non è lontana come istituzione, non ci rappresenta, ma anzi ha a cuore il destino nostro, di tutti. Ed è un cambiamento, io credo, molto positivo, al di là di tutte le tecnicalità che riguardano la sua azione. Perciò grazie molte Lucrezia e adesso lascio la parola a eh, Luca Gambetti che ne farà una breve presentazione. Grazie mille, buonasera a tutti, grazie Giorgio, grazie Elsa, um, grazie per invitarmi a partecipare e poter presentare lo speaker di oggi in questo fantastico evento e fantastica presentazione. Devo dire che è un onore, è un privilegio e un piacere poter presentare lo speaker di oggi, Lucrezia Reichlin. Credo che la maniera, una maniera semplice per iniziare questa introduzione e che riassume le 11 pagine di curriculum uh, di Lucrezia uh, brevemente sia questa. Lucrezia è senza dubbio uno dei più brillanti, influenti e importanti economisti europei degli ultimi 30 anni. E, uh, ed è grazie a figure come quella di Lucrezia che l'Italia uh, ha una voce e ha un ruolo, gioca un ruolo importante nelle uh, più importanti istituzioni internazionali, sia accademiche uh, che non accademiche. E vorrei iniziare appunto dicendo che uh, per questo credo che uh, Lucrezia Reichlin uh, meriti il massimo e assoluto riconoscimento uh, da parte di tutti noi e da parte di tutta la comunità scientifica. Lucrezia Reichlin, a, a professor of economics at the London Business School, non an executive director of uh, AGEAS Insurance Group, a chairman, a co founder, the now cast in economics, a trustee, the International Financial Reporting Standard, and a CPR, Center of Economic Policy Research. Um, Lucrezia ottenne il PhD nell'86 se non sbaglio, a New York University e dal 1986 a oggi, negli ultimi 35 anni, uh, Lucrezia ha ricoperto gli, i, i più importanti incarichi nelle più importanti istituzioni accademiche e non accademiche internazionali. Vi do un, un breve sample uh, di quello che ha fatto in questi anni per avere una idea di questa, questa incredibile traiettoria professionale. Dal 2005 al 2008 è stata Director General of Research at the European Central Bank. Dal 2009 al 2018 è stata Non Executive Director di Unicredit Banking Group è fellow di, di Econometric Society e eh, European, eh, European Economic Association e nell'advisory an board di uh, molte uh, research e, polity, e policy institu institutions eh, in, in tutto il mondo. È stata Presidente di, di CPR, è stata la first chairman del uh, Euro Area Business Cycle Dating Committee di CPR, è stata co-founder ed è tuttora scientist uh, in charge di uh, Euro Area Business Cycle Network e potrei continuare così altri dieci minuti, però vorrei essere, cercare di essere breve perché siamo tutti uh, impazienti di sentire cosa Lucrezia ci racconta oggi, però vorrei dedicare alcune parole sulla sua attività di... Um, di ricerca. Le sue aree di ricerca sono fondamentalmente due. Uno è macroeconomia, con particolare interesse a monetary economics e banking. La seconda area di, di ricerca è uh, econometria di, uh, delle serie storiche. In entrambe le aree il suo, il suo contributo è stato assolutamente fondamentale, sia da un punto di vista teorico che da un punto di vista empirico. La sua ricerca ha contribuito in maniera sostanziale a migliorare le tecniche di previsione macroeconomica ed ha fornito strumenti importanti per decisioni di politica, uh, di politica economica. E una caratteristica della sua attività um, di ricerca che mi ha sempre personalmente affascinato è stata uh, quella di riuscire a combinare due uh, elementi assolutamente importanti ed essenziali in quello che è la vita. Del ricercatore da un lato l'amore e l'analisi per la parte teorica del modello uh, econometrico della tecnica econometrica e dall'altro lato questo sforzo di um, diffondere questi risultati di diffondere questi risultati e di farli accessibili a, a gente che lavora in istituzioni central banks eccetera per poter applicarli per poter uh, migliorare le previsioni, per poter capire meglio quali sono i meccanismi di trasmissione uh, di shocks uh, economici, e in fondo per poter diciamo, uh, uh, disegnare politiche economiche uh, efficienti. Vi do qualche numero: um, Lucrezia ha 41 papers. Pubblicati su Top Journal o Top Field Journal, il che vuol dire nelle migliori riviste uh, di, uh, accademiche di economia internazionali, a 34 uh, capitoli di, uh, di libro e discussioni e a 17.393 Google Scholar citation e 17.393 uh, Google Scholar Citation è un'enormità di citazioni. E questo ultimo numero fondamentalmente documenta l'influenza e l'importanza della sua attività di ricerca negli ultimi 30 anni. Uh, brevemente mh, vorrei um, spendere, mh, dire due parole su un paio di contributi um, più o meno recenti um, diciamo in questa, nel, nel, nel corpus della sua ricerca. E perché? Perché sono stati contributi particolarmente rilevanti per uh, la politica economica, uh, sia da un punto di vista teorico che da un punto di vista uh, di implementazione di politiche economiche. E ho in mente fondamentalmente il suo lavoro su um, uh, la, um, um, Factor Models e Large Bayesian Vector Autoregression. Fino alla fine degli anni 90, fondamentalmente, l'analisi macroeconomica empirica era fatta principalmente con modelli che riuscivano a descrivere il comportamento congiunto di un, lim di un numero limitato di variabili, 4, 5. Lucrezia e i suoi coautori per primi hanno capito l'importanza di estendere questi modelli per poter descrivere congiuntamente il comportamento, non solo di 4 o 5 variabili, bensì di una quantità molto maggiore, 3, 3, 3, 3, 30, 300, 4, perché sono tutte variabili importanti per il sistema economico. E questi, questi contributi, ho in mente due paper, un paper del 2010 che si chiama The Journalized Dynamic Factor Model Identification and Estimation, e il secondo del 2010, eh, perdone, questo, scusate, questo del 2000, del 2010, Large Bayesian Vector Autoregressions. Sono stati uh, contributi uh, um, estremamente influenti e che hanno uh, uh, sostanzialmente modificato. Uh, 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 credo in maniera permanente come um, sia le banche centrali fanno previsione fanno analisi economica come studiano gli, gli effetti uh, di shock di tipo finanziario di tipo uh, monetario di tipo fiscale e giusto per concludere non vorrei estendermi troppo però vorrei sottolineare un altro aspetto della, di, di Lucrezia, che è il seguente. Lucrezia ha avuto un, uh, un ruolo chiave nel formare una, una generazione di macroeconomisti, di macroeconometrici che uh, attualmente lavorano nelle principali istituzioni uh, internazionali in giro per il mondo. Potrei menzionarne Uh, vari uh, e questo io credo è un altro aspetto che documenta l'importanza e l'influenza di lucrezia reichlin per il mondo scientifico per il mondo dell'accademia uh, delle scienze sociali um, sono sei eventi uh, concludo qui e con grande piacere Uh, do, uh, cedo la parola a Lucrezia Reiklin. Molte grazie. Mi hai commosso, fin troppo, fin troppo generosa questa, questa presentazione. E non è vero niente di quello che ha detto, non vi preoccupate. Sì, è vero. Dunque, sono molto contenta di essere qui con voi, anche se a distanza perché parlo da Londra. Eh, il, titolo del, uh, il titolo che avevo inizialmente dato è La BCE e la crisi, in realtà l'ho cambiato in La BCE e le crisi perché negli ultimi 12 anni siamo passati effettivamente da una crisi all'altra e ogni volta la BCE è stata protagonista uh, nella risposta a queste crisi. Uh, direi uh, vorrei uh, partire con un'introduzione più generale però di, di queste uh, considerazioni che vorrei condividere con voi stasera. Dalla crisi del 2008 il ruolo delle banche centrali uh, nell'economia si è espanso significativamente non solo in Europa, ma ovunque nel mondo. E uh, questa espansione del ruolo delle banche centrali nell'economia uh, in qualche modo costituisce ancora oggi una sfida a quel consenso che si era affermato negli anni 90 su quali dovessero essere i buoni principi della politica monetaria e di come ehm, si debba governare dal punto di vista istituzionale la politica monetaria e il rapporto tra le banche centrali e il resto del, del, diciamo, del governo in senso generale. Eh, Nell'aura dell'euro questa discussione ha una particolare rilevanza perché ha, uh, una, ha delle implicazioni uh, per tutto il governo, la costruzione di tutto il, dover, il governo economico dell'euro, così come è stato uh, concepito nel Trattato di Maastricht. Uh, molto è cambiato appunto nel modo in cui la Banca Centrale opera, interagisce con il mercato e questo ha creato senz'altro una tensione con il Trattato originale, tensione che in qualche modo continua ad esistere e che eh, cercherò poi di, appunto, di concludere alla fine, eh, che in qualche modo dovrà sboccare in un ulteriore sforzo di riforma eh, nell'Eurozona. Inoltre eh, siamo in fronte a, di fronte ad un paradosso. Da una parte le banche centrali sono emerse dalla crisi finanziaria cominciata nel 2008 come delle istituzioni estremamente importanti e intrusive diciamo, nell'attività eh, economica ehm, e anche con una grande capacità di stabilizzare soprattutto i mercati finanziari. D'altro canto, la loro capacità di stabilizzare l'inflazione invece si è rivelata deludente. E nonostante appunto per parlare della BCE ma anche di altre banche centrali il, il, il target dell'inflazione sia al 2%, oggi l'inflazione è ben al di sotto e sembra essere molto complicato riuscire a stabilizzarla. Uh, questo ci porta ad un altro tema uh, che è più diciamo, rilevante per la crisi recente legata alla risposta al Covid. Eh, che la Banca Centrale da sola, eh, in realtà, nonostante il suo enorme potere, eh, ha, di, ha dei limiti nella sua capacità di influenzare eh, gli andamenti macroeconomici e debba essere pensata in qualche modo complementare con altri strumenti. E questo, anche questo porta ad una discussione sui uh, su, uh, limiti, di come uh, invece la sua diciamo, separazione da altri strumenti. Che, che è diciamo la base del Trattato di Maastricht, su questi limiti, appunto di questo disegno originario del Trattato di Maastricht. Eh, per affrontare questi temi, che sono abbastanza complessi, cercherò di portare alcuni casi. Farò una storia, una narrative basata su alcuni casi, appunto, a partire dal, dal 2008. Vorrei eh, iniziare con un grafico. Che mostra la dimensione del bilancio delle banche centrali, eh, questo è un aggregato delle maggiori banche centrali del mondo diciamo avanzato, delle economie avanzate, sono 12 paesi, e, mh, ed è, eh, è esattamente il, il rapporto tra il totale degli attivi e il PIL nel tempo a partire dal 1900. Le caratteristiche sorprendenti di questo grafico sono appunto che ehm, il bilancio. Appunto, attivi, eh, attivi eh, su PIL, aumenta eh, enormemente nella seconda guerra mondiale per poi gradualmente, eh, per, eh, gradualmente diminuire e eh, comincia di nuovo ad aumentare dopo il fallimento di Lehman Brothers nell'autunno del 2008. L'aumento del bilancio dopo la crisi finanziaria è addirittura maggiore di quello che abbiamo avuto nella guerra. Se andiamo a questo grafico, che invece fa uno zoom sul periodo più recente, vediamo che l'ultima crisi che, che stiamo affrontando, che è quella del Covid, siamo qui, sono qui i dati più recenti: porta ad un'altra impennata. Qui invece del disaggregato ho le quattro principali banche eh, centrali: ehm, la Federal Reserve negli Stati Uniti, la European Central Bank, la Bank of England e la Banca del Giappone. Appunto, vedete che. Questa, questa impennata qui è quella che riguarda noi, cioè quella della BCE. E il messaggio di questi due grafici è che le guerre le crisi finanziarie sono associati sempre a considerevoli bilanci eh, per le banche centrali. Um, dunque, um, questo vuol dire che appunto questi, queste impennate del bilancio hanno a che fare con periodi eccezionali. Durante questi periodi eccezionali le banche centrali forniscono finanziamenti diretti o indiretti agli stati bisognosi di fondi per finanziare spese appunto eccezionali oppure a settori, parte dei settori finanziari bisognosi di assistenza. Ora, perché le banche centrali svolgono un nuovo chiave in, questo, in questi episodi? Perché non è il governo a fare questo lavoro? Cosa rende speciale il denaro della banca centrale? Tecnicamente, eh, quando la banca centrale crea denaro, questa operazione appare come una passività nel suo bilancio. Ma questo è un tipo speciale di passività di bilancio, perché la banca a differenza di qualsiasi altro agente economico, non è soggetta a default sui suoi debiti. La ragione è che una banca centrale può sempre stampare più soldi per adempiere ai suoi obblighi. Gli impegni della banca centrale eh, non sono esenti dal rischio di inflazione, ma sono esenti dal rischio di default. Perché la, la banca centrale appunto ha il monopolio della creazione di moneta. In passato il denaro era scambiabile con un bene tangibile come l'oro, una valuta di riserva come il dollaro, oggi non c'è una merce di riferimento e in un sistema di cambi flessibili non esiste un'ancora monetaria. Quindi la creazione monetaria è in qualche modo, si può definire, come un atto politico, implicitamente sostenuta dello Stato. Il valore del denaro viene preservato grazie alla credibilità dello Stato. Nel momento in cui lo Stato perde questa credibilità, questo è il momento in cui ci sono degli episodi inflazionistici, come ne abbiamo appunto vissuti molti nella storia, ma in uno stato diciamo, credibile come gli stati moderni, come come l'Euro era, come gli Stati Uniti, eccetera, la credibilità è appunto il garante appunto del valore della moneta e del valore della banca centrale. In tempi normali, e quindi prima della crisi del 2008, le banche centrali attuano la politica monetaria fissando i tassi di interesse a breve termine. Lo fanno con degli obiettivi di stabilizzare l'inflazione e a pianare i cicli economici. Questa politica monetaria, che si chiama la politica monetaria appunto convenzionale, non provoca dimensioni nel bilancio della banca centrale. Infatti, vedete che l'aumento del bilancio della banca centrale, qui, diciamo, nell'epoca del dopoguerra, è una Um, è una caratteristica del dopo Lehman, cioè quindi uh, coincide con, una, con un evento eccezionale, altrimenti diciamo, i, i bilanci sono stati eh, più o meno co costanti. Um, ma, um, diciamo, nella, quando appunto, si, cam si cambia il, il tasso di interesse, quindi nella politica, diciamo, convenzionale. Anche se non si cambia la dimensione del, del bilancio, comunque eh, questo, questo atto di politica monetaria non è neutrale, ha sempre conseguenze distributive, perché modificando i tassi di mercato si ha un effetto sulle dinamiche del debito, per esempio, o, o appunto si crea più o meno inflazione, quindi colpendo in, ma, in modo positivo o negativo differenti gruppi di eh, popolazione a seconda appunto, che siano debitori o creditori. Con le politiche eccezionali di cui parlerò uh, oggi e che appunto coincidono con questo aumento del bilancio che vediamo qui, eh, che quindi sono eh, politiche di tipo diverso, non solo appunto manipolazione del testo di interesse a breve, ma altri tipi di, op di operazioni, eh, questi effetti distributivi che sono sempre presenti, anche se prima se ne parlava poco, diventano molto più apparenti. E la natura, la visibilità, la sensibilità politica quindi di queste conseguenze distributive possono suscitare eh, polemiche, soprattutto in una federazione asimmetrica come la nostra, in cui queste conseguenze redistributive possono colpire positivamente o, negativ o negativamente i diversi paesi membri dell'eurosistema. Um, Nell'euro era il processo decisionale politico è principalmente una questione nazionale. E eh, quindi queste tensioni, queste conseguenze distributive, appunto, non è sorprendente che abbiano creato discussioni a volte accese e a volte anche paralizzanti. Tuttavia, nonostante ciò, queste politiche eccezionali sono state attuate: sono state attuate dal 2008, sono di nuovo messe in campo oggi per rispondere al, al Covid perché sono ritenute necessarie a stabilizzare il sistema finanziario e soprattutto in alcuni casi a salvare l'euro, come nel caso della crisi del debito. Pertanto, chiedersi se la BCE abbia fatto la cosa giusta al fine di raggiungere gli obiettivi prefissati, ci spinge anche a chiedersi se fosse legittimo superare i poteri che le sono stati assegnati dal trattato e se sì, Cosa ci dice questo sulle necessarie riforme istituzionali che dobbiamo mettere in campo? Prima uh, della crisi, il consenso su quale debbano essere le responsabilità delle banche centrali era il seguente. Utilizzare lo strumento dei tassi di interesse a breve per l'obiettivo di stabilizzare i prezzi, fornire la liquidità alle banche, poiché attraverso il sistema bancario che la politica monetaria si trasmette all'economia, ma anche perché le banche sono essenziali al sistema dei pagamenti. Buggett, che scriveva nel XIX secolo in Inghilterra sulle crisi finanziarie e sul panico finanziario di quell'epoca, raccomandava alla banca centrale di tenersi sempre pronta a fornire liquidità in cambio di garanzie collaterale di buona qualità, nel caso in cui la crisi avesse caratteristiche di un panico generalizzato. Questa si chiama in teoria monetaria la regola di Bagot se c'è una crisi eh, generalizzata di liquidità questa liquidità diamola e diamola a, a association so, diamola quanto viene domandata in cambio però appunto che andiamo collaterale questo era il consenso sulle cose che la banca centrale deve fare poi c'era un consenso sulle cose che la banca centrale non deve fare non finanziare il governo né direttamente né indirettamente non sovvenzionare determinati settori o determinati paesi, non correre rischi, soprattutto i rischi di credito, quindi nelle operazioni di mercato, non acquistare eh, titoli che possano costituire un rischio di bilancio, non interferire nel funzionamento di mercato. La BCE, così come è stata concepita con il Trattato di Ma Maastricht, è il prodotto di questo consenso. E queste idee si sono riflesse nelle discussioni appunto culminate con il trattato oh, e quindi eh, la BCE per questa ragione è stata disegnata come un'istituzione con, un con, um, con un mandato limitato. E questo disegno si fondava su un consenso intellettuale prevalente a quell'epoca, negli anni 90, non solo in Europa ma anche negli Stati Uniti. E questa idea di una banca centrale con, una, con un mandato limitato e con una forte separazione dal resto della politica economica è un'idea appunto oh, che è cresciuta tra la fine degli anni 80 e gli anni 90, che poi eh, diciamo è stata alla base di come abbiamo disegnato le nostre banche centrali. Ma è abbastanza diversa dalla norma storica. Quindi oggi è interessante chiederci se invece appunto, non ci sarà una discontinuità che ci riporterà ad una concezione precedente a quella, a quella degli anni 90. Per capire il tipo di tensioni di cui stiamo parlando e come appunto il, diciamo, il limite dell'azione della Banca Centrale invece si sia espanso come, come eh, risultato della crisi, eh, vorrei portarvi alcuni esempi. Il primo è un esempio positivo. Ed è eh, l'esempio dell'azione dell della, BC, della BCE tra il 2008 fino diciamo, al, a metà del 2010, in cui la crisi che si manifestò in Europa all'epoca fu una crisi di liquidità generalizzata. I primi sintomi della crisi nel settore bancario sono apparsi nell'agosto del 2007 con tensione sui mercati monetari. Questa tensione la potete vedere dalle uh, spread qui, eh, che sono, appunto, sono, sono delle spread tra i tassi di interesse per i prestiti non garantiti, quindi diciamo di bassa qualità, e i prestiti garantiti, quelli di alta qualità. Queste sono le, tensioni, le prime tensioni di liquidità nell'agosto del 2007 e queste sono le tensioni eh, molto, molto maggiori che si sono verificate dopo il fallimento di eh, Lehman Brothers. Con il crollo di Lehman Brothers, eh, appunto nel settembre del 2008, la natura della crisi è cambiata. Eh, numerose banche sono fallite, l'economia entra nella peggiore eh, recessione eh, dagli anni 30 mh, del Novecento. E quello che succede è che il mercato interbancario, cioè quel mercato a, a breve termine in cui le banche... Si prestano overnight i fondi, si prestano o, o, o prendono a prestito i fondi overnight, che è un'importante infrastruttura del nostro sistema finanziario. O questo mercato interbancario si, si blocca, Nessuna, le banche non si fidano delle altre banche perché non capiscono chi è buono e chi non è buono e quindi no, si rifiutano di prestare, eh, di prestare, le banche in surplus si rifiutano di prestare. Che cosa fa la BCE come quindi prima, oh, eh, primo esempio di politica non standard? Oh, diventa un uh, intermediario oh, di ultima istanza, in qualche modo. Qui vediamo che cos'è il mercato interbancario, questa è un'infrastruttura. In cui le banche eh, si prestano tra di loro, questo l'ho diciamo, lo, lo stilizzata in questa maniera. E alla fine ci sono i debitori e i risparmiatori, diciamo, le, le, le imprese e le household, oh, alla fine di questa catena. Ma l'infrastruttura, appunto, è un'infrastruttura che, che funziona appunto tra le banche. La BCE che cosa fa? Questa, questa infrastruttura durante la crisi appunto si blocca. Questo è quello che ti scrivevo prima: il blocco del mercato interbancario. E quindi la BCE si sostituisce, alla, uh, si sostituisce a questo mercato inter interbancario, diventa essa stessa intermediaria, provvedendo quindi a prestare alle banche, alle banche eh, in, bisogno, in bisogno di prestiti e invece ad ottenere riserve da quelle eh, in surplus. Oh, questa è politica è stata la prima politica appunto messa, eh, messa in campo oh, quindi, che di fatto ha costituito delle aste con, quali, con quantità fisse e tassi variabili oh, che eh, eh, hanno significato un aumento, hanno prodotto un aumento del bilancio della BCE perché la BCE praticamente ha detto questi sono i tassi le banche possono chiedere liquidità a noi e le possono chiedere in quantità illimitate a questo tasso. Quindi, endogenamente, la dimensione degli attivi della banca centrale è aumentata come conseguenza di questa politica, ma di fatto l'obiettivo non era di aumentare il bilancio, ma semplicemente di appunto, difendere l'intermediazione finanziaria attraverso questa attività in qualche modo di... Market maker, um, allora, che cosa, che cosa vuol dire questo? Um, quest, che cosa, diciamo, questa è, se volete è, è stata un, una politica che ha funzionato molto bene nei primi anni della crisi, che ha stabilizzato i mercati. Quindi può essere considerata una politica di stabilizzazione finanziaria. Ma stabilizzando i, i mercati, ha anche stabilizzato l'economia. Tant'è vero che appunto o dal uh, secondo semestre del, trimestre del 2009 eh, eh, l'economia europea esce dalla recessione e anche l'inflazione ricomincia a, ceguire, a, a, a salire. Eh, la BCE ha agito in modo aggressivo e rapido in realtà perché aveva un, mo un, un modello operativo che ben si eh, adattava a questo tipo di crisi. Infatti lo aveva eh, previsto Tommaso Schioppa scrivendo nel 2004, ben prima della crisi, quando ai critici lui rispondeva che la BCE era ben preparata a svolgere il ruolo di prestatore di ultima istanza in caso di crisi di liquidità generalizzata. Quindi molto utile questo strumento appunto per affrontare crisi sistemiche. Con il prolungarsi poi della crisi, la BCE allunga questi prestiti speciali alle banche e ehm, amplia ulteriormente la sua funzione di intermediazione nel mercato finanziario. Oh, eh, in, in generale eh, la letteratura mostra appunto come gli effetti di, di questa politica sia stat siano stati positivi sia per la stabilità finanziaria che per la eh, politica macroeconomica. Compar compariamo questo esempio di successo in cui appunto la BCE agisce e agisce... Eh, all'interno dei limiti del, suo, del trattato, appunto perché offre liquidità a banche in una crisi di liquidità generalizzata, cosa che appunto ogni banca centrale, questa è la regola appunto di Baggett, quindi ogni banca centrale è chiamata a fare quando appunto la crisi di liquidità è generalizzata, confrontiamo questo periodo di successo. Con un periodo invece meno, oh, meno, meno limpido, che è la seconda fase degli interventi della BCE eh, a favore dei, delle banche. E quando la crisi di liquidità, che ho brevemente descritto, si trasforma in crisi invece di solvibilità di alcune istituzioni finanziarie, e non so per voi che. Eh, eravate adulti in quel periodo, vi ricorderete appunto della, della crisi eh, in, in tutti i paesi euro, eh, europei di molti importanti anche istituti finanziari, quando appunto è chiaro che invece ci sono problemi di solvibilità, eh, ehm, la Banca Centrale Europea continuando oh, a uh, operare questo tipo di eh, politiche. In realtà agisce in sostituzione di altri strumenti che l'Europa non aveva, ehm, che erano appunto strumenti eh, più di, di tipo fiscale, appunto come quelli messi in opera nello stesso tempo da parte della, della, della Federal Reserve negli Stati Uniti, cioè ricapitalizzazione di banche, e asset quality review, trasparenza, cioè sui su bilanci delle banche, e soldi pubblici per temporaneamente appunto mettere nel capitale in banche che non ce la facevano a sopravvivere. Questo noi in, in Europa non abbiamo avuto gli strumenti collettivi per farlo e quindi di fatto la BCE è stata costretta a continuare dell'operazione di liquidità quando in realtà i problemi sottostanti non erano più dei problemi di liquidità ma, um, i problemi, ma problemi di solvibilità. Um, questo diciamo, non, ha, non ha funzionato molto bene neanche dal punto di vista della sua efficacia, perché che cosa è, che cosa è successo? Che le banche appunto, sono state in grado di prendere in prestito i fondi dalla BCE a tassi bassi, reinvestirli in titoli di Stato nei paesi periferici. Che avevano appunto erano appunto sotto, sotto tensione dal punto di vista dei conti pubblici e, e poi usare appunto questi titoli come collaterale per i prestiti bancari. Questo diciamo, questo finanziamento a basso costo delle banche. Che cosa, che cosa significato? ha significato? Ha significato una sostituzione nei bilanci delle banche in cui, meno prestiti al settore, in, in cui si è avverata una diminuzione dei prestiti al settore privato e invece un aumento della, de, 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 de la, della parte diciamo, degli attivi bancari ehm, costituito da appunto, titoli sovrani. Ora, questo naturalmente ha, ha contribuito ad, ad evitare i fallimenti bancari, ma ha, ha portato l'economia ad inasprire il, il, il credito. Si può vedere eh, in, cioè in modo molto semplice eh, un po' diciamo, il risultato di quello che sto dicendo. Nel grafico a destra avete eh, diciamo, un'idea della dimensione delle due fasi di operazioni della BCE, la prima di successo di cui ho parlato. La seconda invece è implementata tra il 2011 e il 2012, è, diciamo più o meno dello stesso tipo: appunto, prestiti alle banche a tasso fisso, e a sinistra avete appunto il flusso, i prestiti alle istituzioni non finanziarie, quindi questi sono i prestiti bancari e la produzione industriale. E, Diciamo, qui non c'è niente di causale, è semplicemente una correlazione, ma si vede come ehm, in realtà eh, i prestiti siano andati più giù di quanto non sia andata la produzione industriale in questo, in questo periodo, suggerendo, ma poi altri eh, diciamo, paper più sofisticati nella, lettura, nella letteratura l'hanno dimostrato, che questo è un periodo in cui le banche di credit crunch, cioè quindi di mancanza di, eh, di offerta di credito bancario. O, quindi ehm, questa, questo, diciamo, questo periodo meno di successo in qualche modo si deve attribuire a, ehm, al fatto che appunto, le, gli spenti... Per, ehm, che, di cui c'era bisogno in, questo, in quel momento non erano tanto degli strumenti di, eh, di politica monetaria ma quanto degli strumenti di intervento, di capitalizzazione sulle banche che sono o, o, strumenti tipicamente che devono essere in, mani, in mano dell'autorità fiscale. Quindi quando la BCE diciamo, va al di là di quello che può fare in realtà eh, diciamo, quello, eh, i risultati non sono stati particolarmente positivi. Veniamo ora a, a altri due esempi, che invece eh, gli acquisti della BCE, eh, eh, cioè non tanto appunto le politiche della BCE verso le banche, ma la politica della BCE verso il debito sovrano. Oh, durante quegli anni la BCE eh, ha appunto dovuto affrontare una crisi del sistema bancario, ma ha anche dovuto affrontare una crisi eh, nei confronti degli stati sovrani dell'area dell'euro. Quindi, dopo essere stata rapida ed efficiente come prestatrice di ultima istanza per le banche quando il mercato interbancario si è bloccato durante la prima fase della crisi, la BCE però invece ha esitato a fare la stessa cosa nei confronti del debito sovrano. Questo quando praticamente la crisi del debito sovrano diventa si manifesta a un certo punto del 2010 cominciando dalla Grecia. La ragione eh, per cui la BCE a quel punto non interviene era dettata anche da buone eh, ragioni. Il trattato pro, eh, proibisce esplicitamente i finanziamenti pubblici diretti. Tuttavia uh, um, questa discussione è ancora una discussione molto aperta. Alcuni economisti suggerivano all'epoca e suggeriscono anche adesso che la banca centrale in unione monetaria debba agire sempre come prestatore, prestatore di ultima istanza uh, per i, verso i suoi stati membri uh, per ragioni molto simili a quelle che giustificano il ruolo di prestatore uh, di ultima istanza appunto nei confronti delle banche. Qual è l'argomento di questi economisti? Al di fuori di un'unione monetaria Qualsiasi Stato sovrano che mette obbligazioni nella propria valuta può offrire una garanzia implicita che tali obbligazioni saranno rimborsate, poiché si può sempre contare sulla banca centrale del Paese per monetizzare il debito se necessario. Questo è il potere della banca centrale di cui parlavo all'inizio. La banca centrale è di fatto il prestatore di ultima istanza al suo sovrano, ma all'interno di un'unione monetaria gli Stati membri... Emettono obbligazioni in una valuta di fatto straniera. Noi italiani non emettiamo euro. È Francoforte che emette eh, appunto eh, 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 che, che crea l'euro. Non controlliamo, in qualche modo non controlliamo l'emissione. Di conseguenza, questi Stati membri non possono semplicemente eh, offrire la stessa garanzia che nella situazione eh, canonica, per esempio come negli Stati Uniti o come eh, nel Regno Unito. Di conseguenza gli investitori possono avere dubbi sulla capacità dello Stato sovrano di riscattare i titoli quando vengano a maturazione. Ciò significa che il mercato dei titoli di Stato sovrani all'interno di un unione monetaria è soggetto a crisi di, di liquidità eh, che possono essere eh, trasmessi per paesi. Queste crisi di liquidità eh, si, eh, si, eh, si manifestano in impennate eh, delle eh, dei tassi di interesse sul debito sovrano. Qui abbiamo le obbligazioni sovrane a 10 anni. Eh, la crisi del debito appunto, si manifesta dopo l'IMAN, questo più o meno siamo qui nel 2010, vedete che l'impennata ehm, comincia appunto con la Grecia, eh, e però poi viene seguita dall'Irlanda, dal Portogallo, anche un po' dall'Italia e dalla Francia. Okay? Questa, la scala della Grecia appiattisce l'Italia e la Francia, ma vi ricordate appunto il 2011 e il 2012 che tipo di crisi l'Italia ha vissuto proprio per questa crisi di liquidità. Uh, quindi questo comportamento estremo, grande tranquillità e impennata um, è a sostegno di questa tesi molto eterogeneo appunto prima dell'unione monetaria, poi praticamente piatto perché i mercati pensano che la BCE agisca come garante di tutti, qui comincia ad avere dubbi e l'impennata passa da una, una, diciamo, da, una, da, una, da una posizione completamente diversa. Quindi c'è un cambiamento improvviso della valutazione del rischio. Oh, quindi l'idea è che un'economia illiquida ma solvente eh, possa essere attaccata dal mercato e che quindi possa essere eh, oggetta di una crisi di liquidità improvvisa che quindi deve essere stoppata, perché altrimenti la crisi di liquidità potrebbe diventare appunto una crisi di solvibilità. E quindi il paese, pensiamo all'Italia 2011-2012, e potrebbe andare appunto in un cattivo equilibrio. O in, perché l'autorità monetaria eh, ha senso che intervenga? Uh, perché ehm, appunto intervenendo l'autorità monetaria, quindi con, de, con gli acquisti di, di debito sovrano, può evitare il default e condurre l'economia verso un buon equilibrio. Perché? Perché l'autorità monetaria può emettere passività a un tasso di interesse inferiore a quello di un governo soggetto al rischio di default e quindi può ridurre il costo totale dei prestiti per il settore pubblico. Uh, questo va bene, ma purtroppo le cose non sono così semplici, perché uh, uh, naturalmente va bene se la crisi è di uh, liquidità, ma non va bene se la crisi è di solvibilità, perché così facendo la uh, banca centrale sarebbe appunto prendendo un enorme uh, rischio sovrano nel suo bilancio e di fatto finanziando un, uno Stato che invece dovrebbe in qualche modo ristrutturare il debito. Oh, quindi eh, non è assolutamente detto che in casi di solvibilità la banca centrale debba comunque intervenire. Eh, la motivazione per farlo è che in tempo reale appunto la differenza tra liquidità e solvibilità per le banche così come per il sovrano non è facilmente fatta. E, eh, però appunto i rischi ci sono inoltre anche se l'azione dell'autorità monetaria per portare l'economia verso un buon equilibrio forse giustificata non si può escludere il caso che uno stato possa fallire nonostante l'acquisto da parte della banca centrale di obbligazioni in questo caso appunto ci questo rischio che prende eh, la banca centrale eh, dove si manifesterebbe è l'unico modo per far fronte a questo rischio appunto è eh, o appunto di chiedere la, la banca centrale può essere può chiedere di essere ricapitalizzata dal suo sovrano e eh, nel caso di una mancata ricapitalizzazione potrebbe naturalmente mettere più moneta e quindi creando inflazione ehm, quindi il caso oh, dell'inflazione diciamo è il caso canone il caso della ricapitalizzazione Chiaramente richiede un accordo con le autorità di bilancio. E eh, in particolare nell'eurosistema non si può operare con capitale negativo. Quindi ehm, la credibilità della Banca Centrale, mentre agisce in questa maniera, è in, qualche, in ultima istanza dipende dal sostegno dei governi nazionali, appunto, disposti ad assumere il rischio nel, quale, nel caso in cui il rischio si manifestasse. Questa eh, affermazione, appunto, che significa che la credibilità dell'intervento dell della banca centrale eh, si posa sempre e comunque sul sostegno del governo, del, dei governi nazionali ehm, è, secondo me, molto oh, è, è chiarificata in modo, in modo, in modo eh, evidente dal confronto di due casi che vi voglio ora illustrare. Il primo caso è eh, il caso del, del pri, della prima forma di QE eh, che appunto opera la Banca Centrale Europea, che si chiama il Security Market Program, che è un programma di acquisti che la, la BCE mette in, alto, in, in atto nel 2010 come risposta alla crisi greca quando poi appunto c'è il contagio verso il, 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 il Portogallo e verso l'Irlanda, questi acquisti poi ehm, andranno anche verso i titoli sovrani portoghesi eh, e italiani, eh, portoghesi e irlandesi e poi anche spagnoli ed italiani. Eh, questo programma, il Security Market Program, lanciato appunto ancora da Trichet nel maggio del 2010, ehm, è un programma nel quale sono stati spesi un sacco di soldi, sono stati spesi, eh, cioè sono stati eh, fatti degli acquisti per oltre 200 miliardi di euro. Nonostante questo, oh, l'effetto oh, di, di calmiere sui mercati fu molto limitato. Perché questo insuccesso? Oh, qui vediamo questo, questo è l'Iman, questo è l'SP, il programma di cui vi parlo, e queste sono le obbligazioni Italia e Spagna. Vedete che nonostante questo intervento le obbligazioni Italia e Spagna continuano a salire. La ragione è appunto che non c'era un consenso politico per questo, per questo programma. Infatti il presidente della Bundesbank, Axel Weber, eh, si dimette. Proprio in polemica con questa politica nell'aprile del, del 2011. E la stessa BCE, mentre appunto lanciava questi acquisti, lo faceva in modo abbastanza titubante, lanciando un messaggio eh, ambiguo, dicendo che questo era comunque un'azione limitata, temporanea, e, ehm, e quindi in qualche modo sottraendo credibilità alla stessa azione che stava, che stava eh, mettendo in campo. Questa politica, l'SP, il primo QE dell'aero, si deve, eh, eh, si deve eh, invece comparare con quello che fece poi eh, Mario Draghi, che, eh, le outright monetary transaction nel 2012. Eh, in risposta al peggioramento della crisi del debito sovrano, che quindi peggiorava nonostante gli acquisti della BCE. Nel, eh, in luglio del 2010, Mario Draghi eh, fa il, il famoso speech di cui si è straparlato ovunque, e, e dice: Come parte del nostro mandato, la BCE è pronta a fare tutto necessario per preservare l'euro e credetemi, basterà. Um, pochi giorni dopo, uh, il, in agosto del 2012, la BCE annuncia acquisti di debito sovrano o nei mercati obbligazionari e secondari eh, potenzialmente ok quindi annuncia questo programma che si chiama OMT eh, e dice se, se questo programma sarà necessario la BCE potrà acquistare quantità illimitate questa volta quindi questa è la differenza con l'SMP Uh, con un certo numero di scadenze e sotto certe condizioni. Questo programma poi non fu mai utilizzato, ma semplicemente l'annuncio di questa possibilità di attuarlo, come vedete, ebbe un enorme effetto di calmiere sul mercato. E um, le, la letteratura empirica mostra che questo effetto di annuncio e degli effetti appunto oh, degli effetti causali, perché qui è semplicemente un grafico, oh, molto, molto diciamo significativi. Uh, ok, um, inoltre eh, va anche detto che l'OMT è stato molto più, uh, più efficace di quegli strumenti nei confronti delle banche del secondo periodo, il mio secondo esempio di prima. Uh, nel facilitare proprio le condizioni di finanziamento per le banche nei paesi per, i, per, i, per i paesi periferici. E ciò è spiegato dal fatto oh, che queste ultime erano parzialmente influenzate dai rischi sovrani delle banche che avevano obbligazioni eh, sovrani nazionali. Quindi c'è cioè sempre un, un rapporto, un link molto stretto tra il rischio bancario e il rischio sovrano. Quindi diciamo, concludendo questi due esempi, a differenza dell'SMP, l'OMT ehm, ha, uh, diciamo, ha avuto eh, la, differenza, la differenza tra SMP e OMT è stato sostanzialmente eh, che l'OMT alla fine è stato il frutto di un compromesso politico. Si lancia un programma appunto in cui si rende possibili degli interventi condizionali quindi si riconosce da un lato che un cattivo equilibrio derivante da una crisi che si autoavvera, cioè quelle crisi di liquidità di cui parlavo prima, è possibile, ma d'altro canto si riconosce che ehm, c'è un problema di azzardo morale, dei rischi effettivamente materiali, e quindi, eh, e, quindi si, eh, e quindi si impone una condizionalità al programma. Quindi possiamo considerare l'OMT come un meccanismo che consente di trovare un compromesso tra il rischio di azzardo morale, quindi la stabilità dei prezzi, che è legato ad esso, e la stabilità finanziaria attraverso una soluzione che condiziona l'azione politica alle riforme. Ehm... La cosa inoltre molto importante è che nel 2012 la, eh, la, il discorso di Draghi fu possibile perché nel frattempo i governi ero, eh, europei avevano trovato un accordo per una serie di riforme della governance europea eh, dal MES all'Unione bancaria. E, ehm, e quindi, ehm, e questo eh, naturalmente portava credibilità al fatto che Draghi parlasse non solo come individuo, ma anche con il backing, quella, quella credibilità che gli davano appunto le autorità di governo. Quindi, questo mi porta a, pr a due primi eh, spunti di riflessione. Il primo è Bugge, le buone regole decisionali, appunto, le, eh, le regole eh, sulla liquidità. La regola di Bagot è apparentemente chiara, logica e coerente con il mandato della BCE. In una crisi di liquidità generalizzata intervenire fornendo liquidità illimitata. Ma in pratica queste regole non sono veramente molto utili, perché la distinzione tra liquidità e solvibilità è spesso impossibile in tempo reale. Quindi, eh, di fronte a delle tensioni e che. Fondamentalmente erano di solvibilità, e questo è il mio secondo esempio: le banche centrali agiranno sempre per difendere il sistema monetario indipendentemente dal loro mandato. Quindi, questa regola è, non ha una grande rivelanza pratica. La differenza del sistema finanziario avrà conseguenze sia per le banche che per il bilancio dello Stato, motivo per cui il mandato e la struttura di governance dovrebbero esserne consapevoli e anticipare questo fatto, quindi avere più di uno strumento, non solo quello della banca centrale. Quindi la domanda non è se prevedere che la banca centrale sia più o meno un finanziatore di ultima istanza, ma come organizzare al meglio questa funzione in modo da preservare l'indipendenza della banca centrale garantendo al contempo la sua capacità di sostenere il bilancio. Il secondo messaggio è Sansone, le origini del potere delle banche centrali. Si dice che il potere della banca centrale derivi dalla credibilità che guadagna nel mantenere la stabilità dei prezzi e quindi il valore della moneta. Ma l'esperienza della BCE dimostra che il potere della banca centrale Deriva in definitiva dal sostegno dello Stato, o meglio, dalla credibilità dello Stato. Nel caso dell'Unione Monetaria, dal sostegno oh, credibile e coordinato di tutte le autorità di bilancio degli Stati membri. Eh, qui l'esempio più chiaro, appunto, sono l'esempio dell'SP verso l'OMT. Abbiamo constatato che quando il mercato percepisce una mancanza di consenso e sviluppa dubbi sulla volontà dei governi dell'area euro di sostenere la banca centrale, questo è il caso appunto dell'SP, l'intervento della BCE come prestatore d'ultima istanza, nonostante l'immenso potere dovuto al monopolio che ha per l'emissione di moneta, perde credibilità, cosicché le sue azioni finiscono per diventare inefficaci. Dunque, eh, ora brevemente vorrei partire, parlare di episodi più recenti. Eh, il, eh, questa esitazione, eh, eh, dunque, parlo, vorrei avere un altro 5 minuti, se, se va bene. Eh, questa esitazione, eh, diciamo, questa, mancanza, scusate, questa mancanza di eh, supporto da parte dello Stato, spiega il mio terzo esempio, che è un esempio più recente, che, è oh, che sono gli anni che vanno dal 2012 al 2015. Ehm, non, dopo l'intervento di Draghi, di cui si è molto parlato, il, il, il sistema finanziario più o meno si stabilizza, ehm, nonostante eh, però appunto, gli effetti della seconda recessione eh, della zona euro nel 2011-2012. Ehm, continuano ad avere un, un effetto molto negativo oh, su diciamo, la, uh, la, lo stato di salute delle banche del settore corporate, corporate e, no, e, e nello stesso tempo oh, si vede anche che in questo periodo oh, le autorità di bilancio oh, continuano una, una politica di consolidamento fiscale. Il problema quindi ora diventa non tanto un problema di stabilità finanziaria, ma un problema di macroeconomia, cioè di grande debolezza dell'economia econo, dell reale e di diminuzione dei prezzi. Quindi siamo in una situazione in cui c'è una, una nuova motivazione per il, il QE, non tanto le operazioni di liquidità di cui parlavo prima quanto il fatto che eh, l'inflazione eh, è molto debole, così è l'attività economica, i tassi di interesse sono a zero e quindi eh, non ci sono ammunizioni a meno di non, di, no, in, di non avere tassi di interesse negativi, cosa che infatti la BCE eh, comincia ad implementare nel 2013, oppure di fare acquisti di titoli più rischiosi a lunga scadenza. In modo da poter eh, controllare il cosiddetto premio a rischio e quindi stabilizzare i tassi a lunga, quindi il QI se volete è tradizionale, si comprano titoli di Stato a media e lunga scadenza, in questo modo si stabilizza il tasso a lunga e quindi si agisce su tutta la curva dei tassi, non solo, il tasso a breve non si può più utilizzare perché siamo intorno allo zero. Questo è quello che si chiama appunto lo zero lower bound, quindi un altro tipo di QE rispetto a quello di cui abbiamo parlato fino adesso. Oh, dal 2012 al 2015 eh, la BCE eh, esita, non, eh, non, non eh, mette subito in campo il QE. Sperimenta altre politiche, il tasso negativo o appunto sui tassi sui depositi, lancia altri prezzi speciali nei confronti delle banche e lavora sulla cosiddetta forward guidance, cioè sulla comunicazione sui tassi futuri. Ma nel frattempo, che cosa succede? Che il bilancio della banca centrale, qui vedete lo stesso grafico che avevo prima, ma lo zoom intorno a questi anni del 2012-2014, comincia a diminuire, mentre quello delle altre banche centrali comincia, uh, continua ad aumentare. R ricordiamoci che questo, questa è la BCE è sotto Draghi, non sotto, non sotto Trichet. E perché diminuisce? Nonostante Draghi nel 2012 abbia fatto quel intervento di cui tutti siamo consapevoli. Diminuisce perché nel frattempo le banche che avevano usufruito dei prestiti della BCE nel 2011 cominciano a restituire questi prestiti perché, con perché ehm, sono, diciamo, sono banche appunto, con, eh, con rischi di insolvenza quindi sono, debbono ricapitalizzarsi e quindi non prestano e quindi restituiscono appunto, quella liquidità a cui, a cui avevano che, ave mh, che, mh, che gli aveva dato appunto, la BCE e facendo questo automaticamente in modo endogeno il bilancio della BCE si restringe. E, questa, uh, questo, uh, diciamo, eh, questo restringimento endogeno del bilancio della BCE dell non viene contrastato con delle operazioni di acquisti, appunto, come dicevo, c'è un'esitazione. e Questa esitazione eh, è stata molto costosa. Qui vedete gli inflation link swap a 5 anni che sono appunto una, una misura delle aspettative di inflazione da parte dei mercati e che cominciano a diminuire in modo persistente proprio da, da, dal periodo che sto commentando adesso e arrivano praticamente eh, queste sono a cinque anni eh, arrivano allo 0,5 l'inflazione stessa in quel periodo diventa negativa um, quindi, eh, eh, nel, eh, quello che succede eh, in, in, questo, in questo periodo, che è ancora un periodo su cui si sta molto studiando, è che eh, il segnale anche delle politiche eh, diciamo, di espansione che in quel, in quel momento la BCE stava cercando di fare con i tassi negativi, con la forward guidance che qui ho listato in, quest in, questa, figu in questa figura, non hanno nessun effetto sull'aspettativa di inflazioni o sui tassi, anzi hanno degli effetti distorsi distorsivi. Perché? Perché il mercato si aspetta il QE. Come in tutte le altre anche banche centrali, appunto c'è stato un aumento degli acquisti in quel periodo, o, mentre la BCE non lo fa. E questo viene percepito come una mancanza di commitment al target e come una mancanza di commitment a um, intervenire nei cattivi stati del mondo, in the bad states, um, per potere appunto rilassare quel constraint finanziario. O, a cui sono di fronte soprattutto i governi in quel periodo, appunto, quindi rilassare eh, diciamo, i tassi a lunga, dando una, un, una, 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 una capacità fiscale ai governi che mh, potessero permettergli di appunto, rallentare il consolidamento fiscale. Eh, naturalmente, dietro a questa esitazione, eh, e soprattutto di alcune componenti del, del, del Consiglio dei governatori c'era la preoccupazione che, eh, che acquisti di titoli di Stato in una situazione di alto debito in alcuni paesi, in particolare dell'Italia, avessero delle implicazioni eh, pericolose appunto sul, sul tipo di rischi, eh, sulla montare di rischi eh, che, la, che la banca centrale può acquistare suoi, nel suo bilancio. Quindi non è tanto qui una, una preoccupazione di inflazione nell'immediato, ma proprio una, una uh, preoccupazione sui rischi di bilancio. E ehm, quindi, ehm, e, e da questo punto di vista, dobbiamo appunto oh, apprezzare due meccanismi attraverso cui il QI funziona. Um, Primo il QI agisce redistribuendo il rischio, cioè che cosa fa? Lo assorbe dal mercato e lo mette sul bilancio della banca centrale. Quindi è, se volete, il settore pubblico che si prende un pezzo del rischio che è nel mercato. E secondo, diciamo, abbassando il premio al rischio lo fa cercando di aumentare l'offerta del rischio, cioè spingendo gli investitori a fare investimenti più rischiosi ehm, e quindi aumenta il totale, il, la montata del totale del rischio nell'economia. Tutte queste politiche quindi hanno delle, delle implicazioni distributive che, eh, che, che, eh, che sono diciamo, un problema per diciamo, l'equilibrio del governo della zona euro. Oh, il problema è appunto chi è che veramente decide su queste cose? Per, eh, è l'autorità la, 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 fiscale con i suoi bisogni a premere perché la BCE intervenga, oppure è, è eh, l'autorità monetaria che lo fa perché ha un target di inflazione che deve, eh, che deve difendere. E questa è la mia terza, la mia terza lezione, che è amleto, chi o non chi, questa è la questione. Uh, è ormai riconosciuto che i mercati finanziari possono essere disfunzionali, che episodi di stress possono essere molto distruttivi. Uh, di conseguenza, le banche centrali devono essere in grado di intervenire quando ci sono queste situazioni di stress. Inoltre, quando il tasso di interesse è già a zero, il QE può essere efficace rimuovendo vincoli finanziari di banche e di governi. Tuttavia, questo implica dei rischi ma ancora una volta, um, alla fine, bisogna fare quello che bisogna fare, you have to do whatever, what, what you have to do, e infatti nel 2015 il consenso è trovato e il QI diventa parte del pacchetto ormai, eh, diciamo, um, tradizionale, direi quasi ormai standard, della Banca Centrale Europea che diventa molto più simile in questo senso alle altre banche centrali del mondo. Con il Covid c'è un'ulteriore espansione come abbiamo visto dalla figura. Ora qual è il dilemma per il futuro? O si ritorna, a, eh, prima o poi, quando questi shocks eh, verranno, finalmente passeranno, alla vecchia concezione della banca centrale, una banca centrale con un, con, un, con un mandato limitato e con una separazione chiara rispetto ad altre funzioni di politiche pubbliche, oppure si stabilisce che non c'è ritorno a quel mondo e però questi rischi vanno riconosciuti e bisogna trovare un modo di manage this risk, okay? di affrontarli e di avere un risk management approach que a questi rischi. Tornare al passato è impossibile e la ragione è non solo perché appunto nuovi rischi sono possibili nel futuro con destabilizzazione dei mercati finanziari, ma per una ragione macroeconomica, Uh, sappiamo che i tassi di, eh, di equilibrio oh, sono diminuiti e continueranno ad essere molto bassi perché c'è una grande incertezza, un aumento del risparmio precazionale, effetti demografici mh, che vanno anche in questo senso. Oh, una, uh, un alto debito pubblico che è la legacy delle crisi che abbiamo vissuto in questo, in questo decennio e anche nuovi rischi, incluso quello climatico, e, uh, che porta delle, delle, delle politiche um, che, che, che porteranno sicuramente a dei rischi anche finanziari uh, per, non solo per il settore uh, delle banche, ma anche per il settore reale. Ora, ormai la Banca Centrale ha molti strumenti, io ne ho semplicemente descritti alcuni. Uh, eh, e vanno, uh, vanno utilizzati tutti proprio per affrontare questi rischi, anche con fermezza e autorità, per evitare appunto quella, quella incerta lettura del mercato che li rende poi inefficaci. Però appunto uh, i rischi vanno riconosciuti e non negati. Um, e quindi uh, l'agenda della, della, della riforma e della policy nel futuro deve tenere conto di questi, uh, di questi fattori. Ricon riconoscere che la, che la politica monetaria deve essere innovativa, uh, accettare però che possa avere distrib conseguenze distributive. Accettare che l'interazione tra, eh, tra eh, politica monetaria e politica fiscale è rilevante e deve essere eh, riconosciuta, appunto la il problema della creazione dello, dello spazio fiscale, ma riconoscere i rischi. Quindi passo all'ultimo insegnamento, Carlo Marx, ehm, e, eh, mh, che diciamo oh, ci insegna cosa? Qualsiasi cosa si voglia fare oggi, ok? E, ehm, e se vogliamo appunto, oh, se siamo d'accordo con, con il mio messaggio fondamentale, che quindi non c'è ritorno indietro, ma i rischi vanno, uh, vanno governati, uh, e bisogna anche dire appunto che il re è in nudo, che quindi diciamo il re è in nudo nel senso che il narro central banking nel trattato di Maastricht... È superato dalla storia e non c'è un ritorno indietro agli anni 90. Um, L'ultima considerazione, quindi, è uh, il determinismo storico e che cosa ha a che fare questo con la formazione della BCE. L'euro è nato con il trattato di Maastricht nel 91, la sua creazione può essere considerata il prodotto delle forze trainanti del, pro, del, del progetto europeo e La data, come ben si sa, della sua nascita è stata determinata dalle dinamiche politiche tra Stati membri, in particolare Germania e Francia, e a sua volta una conseguenza di eventi esterni, in particolare la riunificazione della Germania. Ma la fase storica in cui è nato è molto importante e proprio al momento del concepimento della moneta unica e della BCE. Il consenso intellettuale eh, che si era sviluppato a quel tempo era arrivato a convergere sull'idea che le banche centrali dovessero essere istituzioni indipendenti con un mandato limitato. Senza questa storica coincidenza, la BCE non sarebbe nata prima di una maggiore integrazione politica e quindi di bilancio tra gli stati membri. Da allora la crisi del 2008-2009 e, e ora la crisi recente e l'esperienza acquisita dalla BCE nella lotta contro le sue conseguenze hanno modificato il consenso intellettuale sulla governance delle banche centrali e hanno aperto un nuovo campo di dibattito sulla governance europea e le sfide che dovranno essere affrontate per riformarla. E con questo concludo, penso di aver parlato fin troppo. Ehm, grazie. Grazie mille Lucrezia, molto interessante la tua, la, davvero la tua lezione. Ti eh, cioè, sta interessante perché in qualche modo, come hai rappresentato poi alla fine, la BCE è un'istituzione anche che è maturata ed è evoluta nella sua funzione, no? partendo dal Trattato di Maastricht. In qualche modo no? le banche centrali degli altri paesi che non avevano bisogno di fare un coordinamento tra diversi paesi membri, quell'azione incisiva di politica monetaria durante la, durante la crisi finanziaria hanno potuto farla subito, no? eh, mentre in Europa si è dovuto costruire il consenso politico perché la BCE potesse intervenire in quel senso. No? Quindi al di là di una consenso intellettuale su un, su un mandato stretto e indipendente delle banche centrali che c'è stato anche poi un problema di evoluzione istituzionale e politica che in Europa è avvenuto con la crisi finanziaria, che è stato molto importante. No? Questo, per questo è molto interessante appunto poter avere un escursus così lungo e complesso di come la BCE ha vissuto queste crisi. Credo che Luca abbia sintetizzato, forse Luca hai guardato un po' delle domande che sono state fatte. Ci sono due domande, eh, le leggo. Federico Castigliano chiede buonasera, vorrei porre una domanda alla professoressa Reichlin. Qualche giorno fa il presidente del Parlamento Europeo, David Sassoli, ha lanciato la provocante proposta di tagliare il debito pubblico dei paesi gravemente indebitati, implicito riferimento in Italia, tra parentesi. Come gli risponde... Lei come gli risponderebbe? Domanda uno rispondi subito, Lucrezio. No, magari cambia fa... anche la seconda, così poi rispondo a tutte e due. Ed è legata a questo. Come giudica il dibattito in corso su una possibile cancellazione slash ristrutturazione del debito accumulato nei paesi della crisi Covid-19? Stanno arrivando altre domande. Ne abbiamo altre due. Non so quanto tempo abbiamo. Se. Ma magari riusciamo allora. a rispondere a queste prime due allora, due, due. allora, le due queste due domande sono le domande che mi, che mi vengono fatte sempre. E quindi perché in Italia soprattutto c'è un grande eh, eh, diciamo fascino per, per la cancellazione del debito e la monetizzazione. E io non ho nulla contro. Ho, ho, ho contro, diciamo, c'è diciamo, una ragione politica e una ragione economica. Allora. Il fatto che il Presidente del Parlamento europeo, in questa situazione di, eh, di difficili negoziati in cui il Recovery Fund ancora non è passato, faccia questa proposta lo trovo non particolarmente ehm, lo trovo sbagliato, insomma, lo trovo sbagliato perché diciamo, è una cosa altamente divisiva. E, e, e soprattutto che in questo momento non serve a un granché, perché nel momento in cui la BCE sta facendo acquisti illimitati e eh, il recovery fund sta mettendo diciamo, l'insieme diciamo, degli strumenti di tipo fiscale che sta mettendo eh, su, in campo in Italia, sono, eh, in campo l'Europa sono, sono praticamente o grant o prestiti a condizioni estremamente eh, preferenziali. E la, la cancellazione del debito non, è, non ce n'è bisogno perché verrà, il debito verrà spelmato nel tempo e un po' quello che, sta, che è successo con la Grecia: nel senso che il, il sussidio implicito è tale per cui non c'è un bisogno immediato di cancellare il debito. E, e, e credo che dal punto di vista dell'equilibrio o di una federazione imperfetta come la nostra, per cui diciamo, i nostri rischi sono assunti anche dai cittadini di paesi meno indebitati di noi, ehm, penso che, che, non, appunto, che sia una proposta diciamo, che economicamente in certe situazioni si può difendere, ma che non abbia molto senso, dato il contesto politico e anche data l'ambizione delle politiche che oggi si sono messe in campo. Perfetto, una, um, forse c'è tempo per una terza domanda. Uh, era... forse, forse potrei aggiungere per, per dare un momento più di contenuto economico a questa cosa qua. C'è una grande, eh, c'è una connessione ov ovviamente tra quello che fa la BCE e quello che succede al debito pubblico. O nel momento in cui la BCE ehm, compra titoli di Stato, cioè in sé la cosa è, è neutrale, nel senso che prende dei, dei, dei titoli da una, da una parte del governo e va, questi vanno a finire in un'altra parte del governo. O dove non è neutrale è quando la BCE è, è crea moneta e questa, è, cioè crea... Base monetaria, questa, base, questa creazione di base monetaria non è neutralizzata da tasse future implementate dal governo. Questa è un'operazione non neutrale e eh, ci sono delle situazioni in cui la politica monetaria eh, non, non riesce eh, semplicemente con il QE a appunto, premere sull'inflazione ed ha bisogno di un coordinamento tra politica monetaria e fiscale. Che implicano in qualche modo un aumento permanente del debito, cioè quindi una non neutralizzazione attraverso la politica fiscale dell'operazione monetaria che sta facendo. Questo è di fatto una cancellazione del debito, però è anche una, diciamo, si può anche leggere come un QI permanente. Forse abbiamo tempo per un'altra un domanda. È ragionevole che l'obiettivo di inflazione rimanga il 2% dato l'impatto crescente della tecnologia che tende a minimizzare i costi di produzione e dell'erogazione dei servizi? Diciamo che la, tutta la, la letteratura sia teorica che empirica... Porta al contrario, cioè la, eh, eh, il target di inflazione dovrebbe aumentare, non diminuire. Eh, perché quando si parla di target si parla della cosiddetta inflazione ottimale, quindi non dell'inflazione oggi, ma dell'inflazione ottimale. Ora, eh, quindi diciamo gli studi che sono stati fatti eh, sulla oh, formazione dei prezzi eh, in Europa portano all'idea che il target di inflazione dovrebbe essere intorno circa al 3%. Tuttavia eh, c'è una discussione in corso, anche nel corso delle, della corrente discussione sulla, sulla review della strategia della BCE, che spiega come eh, il, il, cambiare il target di inflazione potrebbe essere qualcosa di stabilizzante nei mercati e quindi c'è una discussione su come questo potrebbe avvenire quali sono appunto i costi e se non, si il tasso, se non si cambia il tasso di inflazione target e se il tasso di inflazione target rimane al 2%, quali sono, quali sono i costi e quali sono i benefici di non cambiarlo. Questa è una discussione abbastanza complicata che ha a che fare con la probabilità di stare vicino allo zero lower bound. Eh, ancora una, forse vedo che ce n'è tante, magari Luca. Ne sono molti, ma... io sto seguendo un ordine strettamente cronologico. D'accordo sulla conclusione, riformare il mandato, il mandato della BCE, come ce la caviamo con Carlsburg cioè la Corte Costituzionale Tedesca? Ma diciamo, appunto, la Corte Costituzionale tedesca pone un problema, diciamo, per un economista a dire che la politica monetaria deve essere neutrale, non deve avere affetti fiscali, eccetera, è un, un, uno strano, una strana affermazione però in qualche modo è una possibile lettura del trattato di Maastricht. Quindi io credo che su questo appunto ci sono diverse letture del trattato di Maastricht e questa è una discussione legale, politica, economica, insomma, complessa. Credo che eh, il punto di vista della Corte eh, tedesca è forse minoritario anche in Germania oggi eh, però non c'è dubbio che il trattato è stato messo e viene messo continuamente sotto stress e quindi eh, io sarei diciamo, a favore di un'apertura di questa discussione per rivedere il trattato. Naturalmente rivedere i trattati non è mai una cosa semplice perché eh, comincia una discussione che non si sa mai come va a finire, anche perché ci vorrà l'unanimità per poi ratificarli. Quindi diciamo, l'atteggiamento più pragmatico è quello di dire eh, cerchiamo di chiarificare queste cose con, in modo pragmatico o, ma non apriamo un vaso di Pandora. Io credo che questa è una posizione che forse è, è, è realistica adesso ma prima o poi eh, i trattati andranno rivisti. Luca, vedo che ci abbiamo ancora 173 persone connesse, quindi forse possiamo, evidentemente c'è molto interesse per quello che Lucrezia ha ancora da dirci. Facciamo ancora un'ultima domanda. Cosa dici, Elsa? Sei d'accordo? Bene, io ho anche ricevuto domande perché qualcuno non le sa scrivere. Ho detto non si possono più accettare domande eh, tramite il mio WhatsApp, però una possiamo ancora prenderla nel mucchio perché sono tante. Quando, quanto influisce sull'azione della BCE l'assenza de, nello statuto dell'impegno per la crescita, tra parentesi piena occupazione, e quanto l'inclusione di questo obiettivo aiuterebbe ad avvicinare la BCE agli stati membri e ai propri cittadini? Dunque, eh, io sarei, eh, eh, sono tra quelli, diciamo, discute, insomma, discutendo appunto la revisione della, della strategia della BCE. Cioè, nel trattato... La BCE è tenuta a mantenere price stability, questo non vuol dire che non può avere un mandato secondario in termini di occupazione o, o, o di PIL. Um, L'occupazione, secondo me, nella Euroarea come secondo mandato potrebbe essere complicato perché per via strutturali i tassi di occupazione e disoccupazione strutturali sono molto diversi tra paesi, per via anche delle differenze istituzioni um, di mercato del lavoro. Però potrebbe essere auspicabile avere o un, uh, una, um, un target in termini di, di PIL nominale, che quindi ha da una parte il PIL e cioè dall'altra parte i prezzi, quindi due, i due pilastri, eh, oppure avere un, uh, un, um, un target in termini di inflazione ma nel medio periodo, in modo da avere una flessibilità nel breve periodo di, eh, appunto, sta, di, eh, per stabilizzare appunto, la parte reale dell'economia, quello cosiddetto output gap. Una cosa che è abbastanza simile a quello che fa la Fed quando, eh, adesso che ha rivisto il suo, eh, il suo target in termini di inflazione in media. Su questo eh, appunto c'è una discussione aperta appunto nella revisione della strategia. Io credo che alla fine prevarrà, ehm, diciamo anche lì, insomma, un po' di continuità e un po' di cambiamento per cui forse si chiarirà che il mandato di stabilità dei prezzi non vuol dire che l'inflazione deve essere 2% eh, ogni, ogni trimestre o ogni anno, ma è un obiettivo di medio periodo che dà quindi la possibilità all'istituzione di overshooting e undershooting, appunto in vista di un secondo obiettivo tipo occupazione, tipo PIL. Bene, grazie Lucrezia. Elsa, vuoi dire ancora una parola in conclusione? Grazie mm -hmm. Luca delle tue sintesi di introduzione e sintesi delle domande molto efficace. Elsa, vuoi dire qualcosa? Beh sì, volevo anzitutto ringraziare Lucrezia e dirle che la sua... Lezione sarebbe stata molto, ma veramente molto apprezzata da Onorato Castellino, il quale ci teneva molto alla chiarezza espositiva anche, quindi non solo alla conoscenza del tema, ma anche moltissimo alla chiarezza espositiva. E tu stasera hai dimostrato grandissima chiarezza e grandissima competenza e il fatto che abbiamo avuto molti collegati e molte domande lo dimostrano. Perciò ti ringrazio tantissimo e sono contenta che tu sia stata nostra ospite stasera. Ciao. Grazie, arrivederci, grazie, grazie a tutti. Grazie a tutti, grazie, grazie a Lucrezia anche da parte mia grazie. e grazie a tutto lo staff del collegio che come sempre ha gestito... Anche nella difficoltà del COVID, wireless e non wireless, in modo impeccabile tutta la macchina delle nostre lezioni. Grazie a tutti e buona serata. Buona serata, grazie. Ciao, Lucrezia, grazie. Ciao, Ciao Lucrezia.